Benedetto Croce, cioè l'intellettuale italiano più famoso dello scorso secolo, votò le leggi fasciste che poi diedero luogo al regime vero e proprio, anche lì nella convinzione che si sarebbe trattato di una parentesi forse necessaria per mettere un po' di ordine, ma poi la libertà avrebbe ripreso il suo corso. E allora tutti coloro che oggi dicono che noi che di queste cose parliamo talvolta anche da anni, dalla prima irrompere del berlusconismo al potere, che siamo esagerati, che siamo eccessivi, che scambiamo i nostri timori con la realtà, quelli che ci fanno queste accuse a me ricordano prepotentemente proprio la dabbenaggine, la cecità di grandi personaggi come Giolitti o come Croce, con l'unica differenza che quelli che ci muovono queste accuse non hanno neanche mai avuto la grandezza di quei personaggi. Ecco, questo sta accadendo sotto i nostri occhi giorno per giorno. E grazie anche alla collaborazione per omissione, ma ormai sempre più anche per fattiva collaborazione, di quello che dovrebbe essere l'opposizione e che opposizione non è. Questa non opposizione ha invitato alla sua festa tutti i personaggi del regime, tutti coloro che nei vari rami del potere stanno dando colpi di maglio a ciò che resta della democrazia in Italia. Con questi personaggi danno luogo a dei duetti tutti frizzi e lazzi, come se cabarettistici. Ho letto oggi che ieri si è fatta addirittura una specie di cabaret fra Bondi e il ministro ombra della cultura, di cui in questo momento mi sfugge il nome, Bondi che dice dobbiamo studiare Gramsci, e l'altro che invece dice no, basta col passato. Cioè, siamo a questo livello, francamente non si può dire da avant spettacolo, perché l'avant spettacolo ha delle sue qualità, siamo a livello della cecità di fronte, della allegra cecità di fronte a quello che sta avvenendo, allegra e colpevole cecità. E allora questo pone un problema anche a ciascuno di noi, perché in qualche modo anche ciascuno di noi continua, per il bisogno di sperare, a non trarre le logiche conseguenze di ciò che sa, di ciò che ha detto, di ciò che ha analizzato, di ciò che ha previsto. Noi ormai abbiamo detto in tutti i modi e l'abbiamo, credo, analizzato con una tale messe di dati empirici che non c'è più un'opposizione, ma non per caso, perché ormai quei partiti, quelli rappresentati in Parlamento con un'unica piccola eccezione di cui dirò dopo, e quelli che non sono neanche riusciti a entrare in Parlamento, ormai fanno parte integrale del ceto politico partitocratico in Italia, sono un pezzo di partitocrazia autoreferenziale, non rappresentano più i loro elettori, rappresentano se stessi e il loro abbarbicarsi come cozze alle poltrone o agli strapuntini, perché ormai di questo si tratta. E tutti noi, dico tutti noi perché io per primo mi rendo conto che vivo anche questi sentimenti, cerchiamo di non credere a quello che pure sappiamo è ormai la verità. Finiamo per non crederci
Per due motivi. Uno, perché veramente ci si aggrappa alla speranza, al di là del ragionevole, e in questo modo poi si collabora alle catastrofi. Due, perché una differenza ancora c'è fra questo pezzo di partitocrazia che si chiama Partito Democratico o Rifondazione Comunista o altre cose, che appunto con i nomi non hanno più nulla a che fare, e il mondo berlusconiano. Una differenza ancora c'è, riguarda una parte dei loro elettori, ma non riguarda più la stragrande maggioranza dei dirigenti, dirigenti intendendo tutti i dirigenti, da quelli nazionali fino a quelli del comitato di quartiere. Ecco, questa è la cosa che noi invece, se non vogliamo, anche con modica quantità, portare il nostro obolo al tracollo della democrazia italiana, questa è anche la cosa che dobbiamo guardare in faccia, capire che questa non opposizione è parte dei nostri avversari, perché parte del mondo che non si batte più per la democrazia in Italia, e trarne le conseguenze. Trarne le conseguenze anche quando sono pesanti, quando sono sgradevoli, perché i partiti capiscono una sola cosa, la perdita di consensi, ma non la perdita di consensi in assoluto, di quello se ne strafregano. Che la metà degli italiani non vadano a votare lascia del tutto indifferenti i partiti, perché tanto la torta se la spartiranno sulla base di quel 50% di consensi di coloro che sono andati a votare. Solo le perdite in percentuale possono far ragionare di nuovo i partiti e far cambiare qualcosa. Ma naturalmente ciascuno di noi cerca di evitare finché può l'idea che o i cittadini non si limiteranno più ad auto-organizzarsi per grandi manifestazioni, come abbiamo fatto 6 anni fa a Piazza San Giovanni e come abbiamo fatto in pochi giorni, veramente poco più di una settimana di preparazione, quindi niente, a Piazza Navona l'8 luglio. Tenete conto che è uscito subito dopo Piazza Navona un sondaggio di Mannheimer, anche lui non un bolscevico, uno che lavora per il Corriere della Sera, di cui nessuno ha parlato poi, compreso il Corriere della Sera che l'ha pubblicato, ma poi non ne ha più parlato. Da cui veniva fuori che quella manifestazione, che è stata trattata dai mass media come una sorta di mostruosità dal punto di vista civile, culturale, politico, del gusto, eccetera, una mostruosità, bene, malgrado fosse stata raccontata così, la percentuale di persone sull'intera popolazione italiana, sull'intero corpo elettorale, che era a favore, ripeto, non della manifestazione quale è stata veramente, ma di come è stata raccontata demonizzandola, era di 2 punti in più di tutti i voti che ha preso il partito di Veltroni alle ultime elezioni. Questo per dire che esiste un'opinione pubblica enorme in questo paese su posizioni di democrazia conseguente, non voglio dire radicale, semplicemente coerente, che non ha espressione nei mass media, che non ha più espressione in Parlamento, tranne Di Pietro, Pancio Pardi e altri 3 o 4 persone ancora che prendono sul serio la democrazia. E allora o ci poniamo anche questo compito, che dovremmo inventarci le forme per partecipare, volta a volta magari in modo diverso, alle scadenze elettorali, senza mai diventare nuovo ceto politico, e quindi con tutte le misure di provvisorietà che queste forme dovranno avere, oppure tutto quello che noi faremo ai partiti non darà alcun fastidio al fondo, perché non intaccherà mai la loro ragion d'essere, che è quella della spartizione del potere.